Ciao a tutti, la persona giusta è quella che non ami. Sembra un paradosso, molte persone diranno no, non è vero, la persona giusta è quella che ami. E invece no, la persona giusta, quella che va bene per te, è proprio quella che non ami. Ora uno dice, ma perché questa cosa? Perché spesso noi confondiamo l'amore con l'attaccamento. E quindi diciamo che quando siamo attaccati, viviamo una sorta di attaccamento a una persona, in realtà questa è la persona più sbagliata, che tra l'altro non piace neanche alla nostra parte logico-razionale, per cui è la parte logica, quella razionale, quella cognitiva che dovrebbe scegliere qual è la persona giusta. Però la persona che la parte razionale reputa come la persona giusta, che in realtà è, perché ad esempio sono persone con le quali si condividono gli stessi valori, con le quali c'è anche un buon feeling di natura sessuale, la persona con la quale diciamo si hanno le stesse credenze, si condivide uno stile di vita ad esempio simile, non si hanno molte tensioni emotive ad esempio, perché comunque la persona con la quale puoi navigare in un mare calmo, tranquillo, è di fatto la persona giusta, però questa persona qua non puoi amarla, o perlomeno non puoi provare un attaccamento verso questa persona, proprio per i motivi, proprio perché è la persona giusta, gli attaccamenti li provi necessariamente per la persona sbagliata, intendendo come persona sbagliata quella che ti dà delle forti tensioni emotive, quella che ti va a amplificare i turbamenti. In realtà quello non si tratta, non è amore, però noi spesso lo confondiamo con l'amore, anzi, diciamo che il 99% delle persone lo confonde con amore, confonde il senso, il desiderio di possesso, il senso di attaccamento, viene confuso con l'amore. E allora, però, purtroppo questo si manifesta sempre, costantemente, con la persona che non appagherà mai quelle che sono le tue esigenze. Spesso capita che ti coinvolgi proprio con una persona che ha valori completamente diversi dai tuoi, che a livello logico rifiuti, che anziché darti tranquillità e benessere, ti dà, diciamo, ti genera delle tensioni, ti genera, dei problemi fondamentalmente. Anzi, più che generarti, ti va a amplificare i problemi che già tu hai dentro, perché nessuno può generarci dei problemi, però le persone possono amplificarci. E quindi dobbiamo tenere presente che difficilmente una persona verso la quale troviamo questo trasporto è la persona giusta per noi e quindi dovremmo scartarla subito nel momento in cui proviamo, dovremmo fare il contrario di quello che si fa normalmente. Nel momento in cui provi un attaccamento viscerale, diciamo, una bramosia smodata per una persona, sei sicuro che quella è la persona sbagliata per cui dovresti scartarla a priori. E invece no, succede esattamente il contrario, che la persona con la quale potresti andare d'accordo, potresti costruire qualcosa, potresti avere una vita tranquilla, diciamo così, c'è quella canzone, una vita tranquilla, vivere serenamente, fare tanti bambini, non so quello che vuoi fare, avere, diciamo, un'empatia, condividere, avere interessi in comune, condividere gli stessi valori, magari una persona anche disponibile nei tuoi confronti, quella non la trovi, cioè non la cerchi, non ti coinvolge. E allora pensi che non sia la persona giusta. Ma non è la tua parte logica, perché dentro di te sai che è la persona giusta, però dici non provo quella cosa che dovrei provare. E allora uno dice, ma come faccio? Quindi non si riuscirà mai a innamorarsi della persona giusta. Esatto, intendendo l'amore come attaccamento. A meno che non è che devi stare con la persona sbagliata, diciamo. No, per leggere un commento, la persona che non amiamo. E purtroppo si confonde l'amore con qualcos'altro, si confonde l'amore con l'attaccamento. Dovresti stare con quella persona con la quale condividi valori, credenze, una buona intesa sessuale, hai delle cose in comune e anche un'affinità intellettuale. E questa è la persona giusta, con la quale appunto ci sono anche una progettualità in comune. Però questa persona qua, ripeto, non potrai mai innamorartene, non potrai mai vivere un pathos emotivo, non potrai mai vivere le pene d'amore. Il problema di fondo è che le persone si innamorano non dell'amore, ma delle pene d'amore, non della persona, ma delle sofferenze che questa persona fa vivere e confondono queste sofferenze con l'innamoramento. Questa è la cosa peggiore che può accadere nella nostra vita.
Quindi noi dobbiamo valutare su un piano cognitivo qual è la persona giusta per noi e seguire questa come dire, direttiva. E uno dice, ma non, però sento un attaccamento da parte dell'altra persona. Bene, devi autosomministrarti altre emozioni, perché se non ti autosomministri altre emozioni, devi avere uno stile di vita che al di là del rapporto di coppia, diciamo, ti dà emotività. E poi apprezzare, insegnare la tua parte emotiva ad apprezzare delle situazioni che possono per te essere positive. Queste situazioni che per te possono essere positive sono proprio insegnare alla parte emotiva a viversi bene la serenità, a viversi bene la tranquillità, a viversi bene situazioni di calma, diciamo così, e non sempre le situazioni tormentate. Questo puoi insegnarlo alla tua sfera emotiva. Eventualmente poi puoi cercare, se vuoi vivere delle trasgressioni, vivere ad esempio delle trasgressioni all'interno della coppia stessa. Non è che devi andare nel club di scambisti per viverti la trasgressione, però di fatto chi fa questo, ad esempio, si eroga delle tensioni e poi mantiene una solidità all'interno del rapporto di coppia. Però ci possono essere anche altre cose meno, diciamo così, che possono dare fastidio da un certo punto di vista, da un certo punto di vista morale, ad esempio. Però le tensioni che ti puoi vivere sono tensioni di alta natura, cioè fare delle cose assieme, ad esempio, che ti possono dare emotività, che ne so, cose particolari, ognuno quello che sceglierà, quello che gli interessa, da viversi la tensione andando a scalare l'Everest piuttosto che andare da un'altra parte. Però, come dire, l'emotività va cercata all'interno del rapporto di coppia e non in un'altra persona, perché se tu aspetti di trovare la persona che ti farà vivere dei tormenti, beh, certo che vivrai dei tormenti e poi avrai anche degli attaccamenti, ma sicuramente quella lì sarà la persona sbagliata, sarà quella che con la quale dopo un po', quando sarà finito, perché poi alla fine finisce anche il tormento, perché se tu ti sposi alla persona sbagliata, dopo un po', diciamo così, si perde il pathos, perde la tensione che ti fa vivere, proprio perché il matrimonio, o la convivenza, o anche una relazione, dopo un certo tempo, entra in uno stato, diciamo così, diverso, e ti resterà una persona con la quale non puoi condividere niente. Che ti fa, come dire, ribrezzo magari soltanto a sentire quello che pensa o quello che dice, con la quale non hai nessuna affinità intellettuale, però oramai a quel punto lì magari ci hai già fatto due figli, per fare un esempio, e quindi te la terrai. Ci sono molte donne che, ad esempio, adesso faccio il caso delle donne, ma è anche il contrario, perché sento spesso questi discorsi, che si innamorano dell'uomo libertino, che li fa vivere delle forti tensioni, non si rendono conto che in realtà non è che si sono innamorati di quella persona in particolare, ma delle tensioni che il libertino li fa vivere, che il puttaniere li fa vivere fondamentalmente. E allora cosa succede? Che inizialmente entrano in questa relazione, quindi, e magari ci si fidanzano pure, se lo sposano pure. Poi alla fine, ed è una persona con la quale appunto non hanno nessun feeling in comune di altra natura, alla fine si troverà, l'unica cosa che gli resterà di quella relazione saranno le corna, perché quelle non gli mancheranno mai, tutto il resto gli mancherà, ma le corna saranno garantite. E una volta che è finito però la tensione, che resta solo la rabbia, diciamo, del tradimento, che prima diventa una stimolazione emotiva fin tanto che, diciamo, non viene saturato. Nel momento in cui viene saturato ti resta solo quello, e allora che fai? E allora ti trovi che è una persona che odi. E spesso quella stessa, diciamo, quello stesso pathos che prima vivevi, quella stessa tensione, commuta subito e diventa da pathos, diventa reattività, rabbia, rancore, risentimento. Però, come dire, se non fosse altro, hai buttato via del tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo, hai buttato via delle energie e ti sei persa dei treni che invece magari del bravo ragazzo che sarebbe stato disponibile, diciamo, a fare delle cose con te, ti sei persa il treno e questo si sarà già accasato da qualche altra parte, avrà già trovato qualche altra situazione. Per cui, da questo punto di vista, devi tenere presente che veramente la persona che ami, che credi di amare, è quella più sbagliata in assoluto.
è la peggiore, quella da scartare all'inizio, a meno che uno non fa il salto quantico e intende l'amore veramente come capacità di vedere l'anima dell'altra persona, ma qui parliamo veramente, diciamo, facendo un'analisi statistica dello 0,1%, perché il 99%, se non di più, di persone ha questa grande confusione. Crede che la tensione, l'attaccamento, l'ossessione sia amore, sia sinonimo di innamoramento, e invece non è così, è assolutamente falso, è assolutamente il contrario. Per cui lascia che sia la tua logica, la tua razionalità a valutare qual è la persona giusta, e poi semmai dedica energie a questa persona per coinvolgerti. Se non sei sufficientemente coinvolto, gli dedichi energie. Dedicare energie è il modo migliore per coinvolgerti poi, perché quando nel momento in cui dai energie verso una persona, questo lo insegna il Piccolo Principe, automaticamente ti coinvolge. Quindi la chiave di volta è definire a livello cognitivo qual è la persona giusta e poi dedicare le energie eventualmente per coinvolgerti, ma ti coinvolgerai a quel punto lì sulla persona giusta. Se tu invece vai distinto, lasci che sia la tua parte emotiva a scegliersi qual è l'oggetto di desiderio, quella lì stai sicuro che sarà quella sbagliata. Cioè, puoi usare questo sistema per scartare le persone. Tutte quelle che mi innamoro, le metto da parte, non mi interessano assolutamente niente. Invece quelle che non mi innamoro, ma che però mi danno un senso di affidabilità, mi danno sicurezza, mi danno tranquillità, condivido i valori, condivido le credenze, c'è un'intesa sessuale, quella lì non c'entra niente con l'innamoramento, e allora quella sarà la persona giusta, quella sarà da perseguire, quella lì sarà la persona alla quale dedicare energie. Questo è il modo migliore per sceglierti la persona giusta e viverti finalmente un'esistenza felice. È ovvio che devi saper gestire i tuoi meccanismi emotivi, perché se non li sai gestire, questo diventa poi tutto difficile. Quindi imparare a capire le proprie emozioni e il tipo di emotività che le altre persone ci fanno vivere, questo è il discorso che dobbiamo imparare a fare, la tecnica che dobbiamo imparare, entrare in contatto veramente con la nostra emotività e capire il tipo di emozioni che ci vengono erogate prima di andare a coinvolgerci con persone che poi diciamo non riusciamo più a decoinvolgerci. Questo va capito subito all'inizio, perché se passa poi troppo del tempo, se passa troppo tempo, è un po' come entrare nelle sabbie mobili. Una volta che ci sei dentro, poi diviene difficile uscirne fuori. Quindi deve essere una capacità che noi acquisiamo, proprio una sensibilità che noi acquisiamo, e è un lavoro che va fatto su se stessi. La capacità di scegliere la persona giusta attraverso la logica, la razionalità, è veramente un salto quantico, e veramente ti dà la possibilità di creare, diciamo, una relazione di coppia che funzioni e che duri anche nel tempo, che possa portare ad un percorso di vita positivo insieme, non soltanto a delle frustrazioni, tensioni, rabbia, rancore e risentimenti. Spero di aver dato delle idee, diciamo così, questi temi e anche altri, soprattutto su come eliminare i blocchi emotivi e conquistare la persona che ti interessa, li tratterò poi approfonditamente venerdì 12 maggio a Torino nel seminario che terrò, Elimini i tuoi blocchi e fai innamorare chi desideri, alle 20.45 presso l'Educatore della Provvidenza in corso 3013. Il riferimento è il 333 1511 703, se sei interessata o interessato, e se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me, se ti iscrivi al mio canale YouTube, per cui iscriviti. Ciao!